siamo arrivati a Lecco Tevere e siamo qui davanti al Podere del Vescovo. Ciao Andrea. Ciao. Grazie di tutto, grazie. È stato un piacere. E perché ti è venuto in mente questa esperienza con gli alpaca qua? Questa bellissima zona. Ma noi abbiamo iniziato così tenendo gli animali per conto nostro e abbiamo sempre avuto tanti animali qua nel podere. E un po' perché mia moglie è peruviana, quindi già al matrimonio ci ha regalato un lama e abbiamo iniziato l'esperienza con gli alpaca e i lama. E siamo andati avanti, abbiamo iniziato a pensare di proporlo anche ai turisti e ai clienti e la cosa sta andando molto bene. Ottimo, sono contento per voi. Ascolta, abbiamo fatto anche un bel giro, abbiamo visto i vari glamping, i vari caravana gypsy, giusto? Caravana gypsy, sì. Quindi propone altri servizi? Sì, quello è stato sempre frutto di feste con gli amici, di esperienze con gli amici che ci hanno sempre detto, ma proponete anche alla gente, così, i clienti, di poter usufruire di questo panorama, di questi posti così magici, diciamo. E allora abbiamo avuto l'idea di mettere queste casette sulla vista, dove si può vivere questa esperienza glamping, a contatto con la natura, con questi animali favolosi. Bellissimo. Si dorme effettivamente con loro, perché loro ti girano attorno sia alla carovana che agli altri glamping. E quindi diventa una cosa veramente... È un'esperienza al top, direi. Sicuramente ritorneremo e grazie. Ti manderemo chi di dovere, insomma, per divertirsi. Qualsiasi informazione la trovate nel link qua sotto, anche il loro sito web, molto preciso, molto importante. Troverete, a parte la passeggiata degli alpaca, anche tutte le attività che Andrea organizza. Grazie ancora Andrea. Grazie. Grazie. Dani, ti piace? Moltissimo. Questo è il mio nuovo amico, si chiama Fungibob e siamo diventati amici. SpongiBob. Ah, SpongiBob! Ma non detto Fungibob, SpongiBob. Podere del Vescovo fa anche un servizio di glamping sotto le stelle, oltre alla passeggiata con gli alpaca. Vabbè, questo non viene più.
tira. Guarda che l'alfa è là. Andiamo all'ombra. Brava. Bravo. Siamo giunti alla fine della giornata. E che giornata? Siamo stati benissimo, abbiamo fatto una bellissima passeggiata con gli alpaca e abbiamo scoperto anche il glamping, che è una cosa nuova, totalmente nuova. Abbiamo visto finalmente anche che cosa? Una vera carovana gypsy, dove all'interno si può dormire. Più abbiamo visto le sky room, dove ci si dorme dentro guardando il cielo stellato. Comunque ragazzi, esperienza top. Se vi è piaciuto questo video, questa nostra giornata della nuova esperienza con gli alpaca, iscrivetevi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati e soprattutto viva la natura, sempre e comunque.